Lega Galasport categoria over 30, qui con i microfoni di Galasport TV, Roberto, capitano degli Spartak Litta. Ciao Roberto. Ciao ragazzi. Partita sofferta questa sera, però siete riusciti a portare a casa questa vittoria fondamentale in questa fase, vi permette di accedere alle semifinali. Siete contenti? Contenti, loro sono molto bravi, negli ultimi anni, a parte che giocare con loro è ormai un classico di questa Lega. Abbiamo vinto tante partite e perso tante partite, cioè, insomma, soprattutto nell'ultimo periodo secondo me hanno vinto più loro che noi. Oggi siamo venuti con una squadra assolutamente all'altezza per mettere in difficoltà e devo dire che per come si è messa all'inizio potevamo fare meno fatica, cioè, poi abbiamo fatto troppi errori, troppi sbagli e questa cosa qua ci ha messo in difficoltà, ecco, insomma, potevamo far meglio. Sì, dal punto di vista del gioco avete giocato un'ottima partita, loro forse hanno subito un pochettino i vostri cambi di gioco, i tagli sì. Buoni dei vostri, della vostra squadra. Sì, la teoria siccome li ho visti giocare mille volte, la teoria era farli uscire un po' e giocare la palla bassa per passargli a fianco. Nel primo tempo ci è venuta benissimo, secondo me nel primo tempo potevamo essere in vantaggio con più gol di quelli che abbiamo fatto. Invece loro in realtà sono una squadra e se non gli dai il colpo finale rischi di pareggiare o di perdere, ecco, perché sono comunque. Poi devo dire che il ragazzo che fa la punta, io ogni volta che gioco contro faccio una fatica incredibile, sul gol che ho preso sull'uscita sinceramente un po' ho pensato di essere al limite dell'area e ho allontanato la mano perché non volevo, sull'altra poi un po' lui è stato molto più veloce di quello che io il difensore credevamo perché non l'abbiamo visto con quella rapidità lì, devo dire che ha fatto un gran gol, ha fatto. Ovviamente i miei compagni di squadra se possono, perché è stata una stagione molto particolare, trionfale all'inizio, difficile alla fine, una semifinale che è veramente un sogno per noi, perché poi siamo tutti vecchi, a parte Rossi in mezzo al campo e Bortolamioli, gli altri sono tutta gente che ha superato i 40 da un pezzo, quindi è una grande emozione. Perfetto, allora in bocca al lupo per la prossima partita e grazie. Ciao Roberto, ciao.